da noi ce n'è gente così alta. Solo le bestie, le giraffe, no, non sapete cosa sono. A voi interessano solo gli esseri umani. Ma perché? Delle, vi serviamo come delle cavie. Ah, basta questo casco, toglietemelo, non ce la faccio più. Basta, perché volete che non grido? No, mi fa male, toglietemelo. No. Lasciatemi stare, io voglio stare in pace, ho due bambini, sto bene così. Santa Fede risponde. Pronto, ciao Luigi. Ciao Luigina. Ciao Piero. Tutto a posto? Tutto a posto, sì. Ok, se hai bisogno sono qua. Va bene. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao. Ciao Ronina! Amore, come stai? Bene, grazie, per adesso siamo qua. Bene, bene. Te tutto ok? Tutto bene. Va bene, se hai bisogno sono qua. Grazie. Ciao, buonanotte. Buonanotte, ciao. Ciao, ciao. Sai Andrea, tu continui a ripetere, voglio arrivare alla fine, basta. Che si facciano vedere, che trovano la soluzione e tutte quelle cose lì. Le testimonianze di incontri con esseri straordinari sconosciuti possono sedimentare nei meandri più profondi della psiche umana, eppure appartengono ugualmente alla memoria dell'uomo. Chi se ne assume la condivisione in tempi non ancora maturi per accoglierla, deve a lungo farsi carico di sguardi talvolta curiosi, talaltra stupiti, più spesso di scherno, il più delle volte increduli. Allora, Piero, io non so nulla. Le chiedo se riesce a darmi un'immagine di quello che è successo. Allora, è iniziato tutto nel 1978. Io ero una guardia giurata, facevo servizio notturno in una zona piuttosto grande. E di solito io partivo da Molassana, facevo Molassana, facevo Bragagli, Toriglia, Montebruno, Rovegno, che c'è una banca là, andavo a timbravo, poi tornavo indietro, Montebruno, Toriglia e poi tagliavo e andavo a Marzano. L'ho fatto per una vita, non ho mai cambiato. E quella sera non so cosa mi è preso, alle 11.45 ho detto ma facciamo così, faccio prima a Marzano. Quindi ho preso, vado a Marzano e comincio a mettere i biglietti nelle ville. All'epoca la maggior parte delle case erano le case del sabato alla domenica, diciamo, sì, la gente va a riposarsi.
Vado giù verso Villa Casa Nostra, mi fermo a Villa Verde, lascio la macchina accesa, perché già è una zona buia, quindi figuriamoci, in mezzo alle montagne. E sono entrato a Villa Verde, mentre faccio il controllo tutto quanto, vado dietro Villa Verde per mettere i biglietti nelle persiane, vedo Villa Casa Nostra, quattro luci che si muovono. Distinto, ci siamo, sono dentro, ci sono i ladri. Una volta che qui il cuore comincia ad andare un po' troppo veloce. Vado di corsa verso la macchina e mentre corro prendo il microfono, chiamo Canguro dalla 78, era il mio nome di servizio. In quel momento tutta la vallata si spegne, luci, anche il motore, riesco a parlare. Canguro, a Casa Nostra ci sono dei ladri, mandi qualcuno, io intanto vado a vedere. E quando si spegne la radio, io ho distinto, anche la radio si è rotta e l'ho buttato il microfono dentro. Ho preso la pistola, ho impugnato la pistola, la pila funzionava, caso strano. Quando arrivo quasi vicino a Villa Casa Nostra, queste quattro luci vanno dietro la casa, proprio spariscono. Dico, loro sono andati di lì, io vado di là, li frego, vediamo in qualche modo. Quindi dalla parte opposta con le spalle bene al muro, pistola abbassata e pila spenta, mi avvio verso l'angolo della casa, aspetto, dopo un po' sento una grossa spinta che mi fa rotolare nel prato. Al buio agguanto la pistola, trovo la pila e distendo, mi giro, guardo e dico, fermati lì con la pistola puntata, non ti muovere. Ma in un certo momento ho cominciato a fare così, ma cos'è? E ho visto praticamente quattro enormi piedi, e cominciavo a guardare le gambe e finché non ho visto in faccia questi due esseri, solo che poi ho perso i sensi, ma ero ancora una via di mezzo che capivo e non. Ho visto arrivare scendo giù questa luce verde, mi hanno agguantato e ho cominciato a volare verso questa luce dall'alto. Sei calmo? Sì. Sei ben sicuro di quello che hai visto? Sì. Non dico bugie. Va bene, ti credo. Com'era la cosa dentro cui sei entrato, dove faceva tanto caldo? La sapresti descrivere? Fuori e dentro? Sì. Fuori. Piatto. Molto triangolare. Tutto color acciaio. Dentro una luce verde mi ha alzato e mi ha portato dentro una grande sala con tutti loro attorno, mi guardavano. Ok, concentriamoci un attimo sulla testa. Non ho capito. Ci concentriamo un attimo sulla sì, testa? Sì, certo. Ok. Allora avevano una testa enorme, diciamo, a luna sopra. Una mezza luna così, sì. Giusto? Completamente, sì, senza... Sì. Peluri? No, niente. Solo quello. Veniva giù affusolato? Sì. Così? Come se fosse no, nuovo? No, a triangolo. A triangolo. A triangolo. Cioè poi qui sì. Scendeva in questo scendeva modo? Scendeva giù, sì, perfetto. Ok. In questa zona c'era... Una porpora gialla in mezzo... e delle vene che si vedeva il sangue che circolava.
Poi sui fianchi, al posto delle orecchie, avevano tre punte, una lunga, una media e una piccola. Ok, e gli occhi? Triangolari. Sempre divisi a metà. Sempre divisi sempre a metà. Sì. Cioè triangolari così? No, nell'altro modo. Cioè così? Sì. E qui? Bravo, a punta, bravo. Ecco, la cosa che mi è rimasta impressa è quella, perfetto. Praticamente dagli occhi non c'era nessuna espressione? No, niente, proprio fissi. Infatti quella parola che gli ho detto allora, sembrate dei serpenti. Sembrate? Dei serpenti, guardando gli occhi, erano gialli col puntino nero in mezzo. E questa specie di pelle era sul verdastro? Sì, olivastro diciamo. Olivastro. Tra oliva chiara e oliva scura diciamo. Ok. Al posto del naso due buchi. La bocca era coperta da una porpora gialla che quando loro mi parlavano dentro questa porpora emetteva luce, diciamo qualcosa del genere. Mazza, mi fa paura. È pazzesco, guarda. Poi mi sono ritrovato sul letto in questo acciaio, mi hanno bloccato i piedi e le mani. Poi in un certo momento, mentre cominciavo a gridare, ero terrorizzato, insomma. Scende giù un macchinario praticamente dal soffitto, tutto di vetro, con sei punte rotonde, sei punte di vetro, tubi, insomma, che mi hanno bucato le gambe, i fianchi e le spalle. Ma non ho sentito dolore e non riuscivo poi chiaramente più a muovere. A un certo momento, dai primi tre da una parte, il mio sangue entra dentro in questi tubi, va in questo macchinario che vedete, e nello stesso tempo riusciva dall'altra parte. Poi in un tratto loro se ne vanno e io gridavo, andate, aspettate, insomma, cercavo di mi sono ritrovato nel giardino e con la pistola a terra, la pila da una parte, distinto, ho preso la pistola e la pila e mi sono girato, fermati lì, non mi muovere, ma erano passate 2 ore e mezza. Ho chiamato il canguro 68, ho bisogno di aiuto, non sono esseri umani. E poi ho cominciato a vagare, la radio diceva dove ti trovi, Piero, dove ti trovi? L'unica cosa che sono riuscito a dire è Marzano. Quando sono arrivate 2 macchine di colleghi, ho puntato la pistola contro loro, non riuscivo a capire chi erano o chi non erano. L'auria mi è saltata addosso, mi ha dato qualche schifone per farmi riprendere, mi ha tolto la pistola. E poi lì, ma che è successo? Ma non, ragazzi, gli ho detto, probabilmente sono stanco, ho fatto, sai, tutti quanti la facciamo dalle 16-18 ore al giorno, dormi poco, e ho avuto una visione. Vabbè, raccontacela, ma no, dai, insomma, alla fine ho raccontato quello che ho vissuto e come mi aspettavo, la risata. Non c'è anche la risata, ma è normale, va bene. Però vabbè, dai, andiamo giù. Io prendo la mia macchina. Ma loro... non le è venuto distinto di toccarsi dove l'hanno inserito? Sì, come no. No, i ragazzi, e c'erano i segni? I ragazzi, c'erano la camicia bucata, poi comunque avevo le mani sporche di sangue. Non è che... E non ci hanno creduto comunque? Erano altri tempi. Mi sono sentito cambiato, diverso.
un'altra persona. Alla sera ho preso la macchina e mentre uscivo, guarda, ci sono i carabinieri, ti aspettano su Marzano. Altro... ho detto, lo combino, ho detto, madonna mia, sicuramente mi faranno uno shampoo di... Vabbè, prendo patto, vado su, trovo sui carabinieri, mi sono presentato, il brigadiere mi fa, mi guarda e mi fa, Piero, ma sei tu? Io lo guardo un momentino, c'è tu. Ma Piero, sono io, Antonio. E ci eravamo conosciuti anni prima, quando io facevo il buttafuori in un locale, e ci siamo abbracciati, ma sei tu? Io ad Antonio ho detto, guarda, credo di aver sognato, poi gli ho detto, tu lo sai, io non bevo, non fumo, non... E mi fa, ma aspetta, siediti e racconti. Ma Antonio, ti ho detto, raccontami. E ho iniziato, più di un'ora lì, a raccontare tutto quello che ho vissuto, finché non sono tornato. Ecco, adesso andiamo alla villa. Appena andiamo alla villa, ho cominciato a tremare. Allora è successo qualcosa. Là c'erano già tre pattuglie dei carabinieri, quei lampeggiatori, la gente curiosa che guardava e cose varie. E c'è un momento mi fa, vieni a vedere, guarda qua, c'era un enorme segno nel prato, tutto bruciato, e il resto tutto verde, come se qualcosa si fosse appoggiato. E poi, dalla parte opposta, vicino alla casa, c'erano due enormi buchi di 4 metri quadri, cilindrici. Porca. E mi fa, Piero, queste cosa sono? E dice, Antonio, non lo so. Mi dice, perché non lo... Ma guarda che è impossibile che tu hai fatto una cosa. Era 4 metri per 20 metri di profondità. Quella cosa lì è stata, si può dire, chiusa immediatamente, perché mi ha detto poi l'indomani hanno chiamato due cisterne di acqua salata, hanno messo dentro quest'acqua e poi l'hanno ricoperto con terra e ci hanno piantato due pini. E la cosa, infatti Piero mi raccomando, perché questa cosa meno esce meglio è. Però sono passati tanti anni, che se ne frega, tanto non ho... E lui, poverino, non c'è più perché è morto. Mi manca un sacco. Antonio Nucchi era amato da tutti, da grandi e piccoli, perché era un angelo custode di quello. L'avevamo fatto delle belle insieme, sempre legalmente, che non era che fosse stato magari che... Ma eravamo sempre... Veniva qua a mangiare la mia... Da qua, veniva qua, mescolava il sugo, assaggiava le patate fritte... E sono ricordi che ti emozionano ancora adesso, a 20 anni da questa parte qua. Eravamo su quella punta là, dove ci sono quegli alberi, eravamo io e Antonio, eravamo lì a pescare, e quando abbiamo visto questa sfera di fuoco così. Stavamo pescando e verso la sera così, e quando abbiamo visto scendere questo affare qua, ha sfiorato tutta la diga così, è salito più o meno dove c'è quel traliccio là, che si vede là così, è salito così, è andato su verso il monte e poi è sparito, e noi siamo rimasti pietrificati, perché è una cosa spaventosa, una velocità, non è che veniva giù a una velocità... avrà avuto 5 secondi era già sparito di là. 5 secondi era già sparito di là. E dopo?
Di cosa vi siete detti? Lei e il brigadiere Nucchi? Ci siamo guardati e mi ha detto sarà meglio fare sulle canne e andare via. Ha detto, guarda, cosa sarà stato, cosa non sarà stato. Ma ci ha detto sarà qualche missile. Ma che missile? Mi ha detto, qua bisogna telare. No, ho saputo che l'aveva messa a rapporto questo fatto qua così. Poi lui era poi il periodo di Sanfretta, era periodo di qualcosa, ha detto, beh, lì questo qua sarà senz'altro un UFO, qualcosa di non identificato, e poi l'abbiamo, poi lui ha parlato, perché lui poi si è interessato ancora di più di me, perché io sono un po' così, no, poi non ci ho fatto più caso, sono venuti tante interviste a fare, dalle televisioni, dal National Geographic, quella roba lì è venuto, poi mi era successo ancora una volta, dopo pochi mesi forse, poi non ho neanche più detto niente, perché ho detto, questo qua l'ha preso per vizio, per vedere le cose, perché in paese qua la gente magari sì, ti può, come dice, magari, sei, io frottole non le racconto perché non ho neanche l'esperienza di raccontarle, però... Ma questa seconda era uguale, ha fatto lo stesso giro, com'era? Era una sera che c'era una nebbia che non si vedeva a 3-4 metri di distanza. Venivo su da Toriglia e sento come mi mancasse la benzina. Andavo a strapponi e ho visto sta luminosa qua. Tra l'altro, guardi, mi viene ancora la pelle d'oca adesso. E poi l'ho vista che ha fatto la striscia, sembrava che si portasse via anche la nebbia dietro, perché è andata via questa fare qua. Neanche dopo 20 giorni entro nella galleria della Scoffera, mentre prendo velocità guardo un'enorme nuvola di vapore, nebbia, la nebbia diciamo, mi investe in pieno, quindi la macchina prende velocità, le marce vanno da sole. Appena la macchina esce fuori dalla galleria che prendo il microfono, canguro dalla 78, guarda, c'è la macchina che vola da sola. Cioè, mi ritrovo in un punto, dove questo posto si chiama Rossi, una specie di montagna spaccata a metà. La macchina si ferma, io chiaramente ero terrorizzato, scendo giù, a un certo momento sento qualcosa che mi chiama dietro, una alla testa, mi giro e vedo due di questi esseri enormi. Di nuovo mi hanno prelevato e mi hanno fatto la stessa cosa della prima volta. Quando loro mi chiamano, ancora oggi, esce una specie di vibrazione, bip, e io so già dove andare. In uno dei tanti incontri che ho avuto con questi esseri, una notte mi hanno rapito e invece di riportarmi dove avevo la macchina posteggiata, mi hanno scaricato in fondo alla vallata, piano, con calma, e se ne sono andati. Poi per qualche ora ho gridato aiuto, perché comunque di notte buio vedi poco e niente, e finché non è arrivato all'epoca Giovanni Cassiba, il caposervizio, che veniva a cercarmi qui nella zona e ha sentito le urla e mi gridava, Piero cosa stai facendo? Fa, non lo so, sono qua giù in fondo. Poi ha chiamato i pompieri, sono venuti i pompieri sul posto, i carabinieri, e hanno buttato giù le corde per tirarmi su, e i pompieri stessi mi hanno detto, ma come hai fatto a arrivare laggiù in fondo? Ho detto, guarda, mi ci hanno portato, e chiaramente i pompieri dicono, ma dai, invece i carabinieri gli hanno detto, date una regolata, sappiamo noi perché. Poi niente, mi hanno recuperato e mi hanno portato via, e qua è diventato una specie di posto di curiosi. Dopo 3-4 giorni migliaia di macchine per vedere questa stupidata qua. E del caso Sanfretta si occupò intensamente la stampa nazionale ed estera. Inoltre, stando agli ufologi, pare che gli incontri ravvicinati del metronotte genovese siano fra i più clamorosi e interessanti dell'ultimo ventennio.
Ancora oggi, a 6 anni dal primo incontro, Zanfretta fa parlare di sé. Infatti, in seguito al convegno internazionale di ufologia tenutosi a Genova nel maggio del 1984, lui, il prescelto degli alieni, è comparso come ospite di importanti programmi televisivi, quali Italia Sera e Sereno Variabile. A Torriglia, capoluogo della zona in cui Zanfretta incontrò gli alieni, i carabinieri raccolsero oltre 50 testimonianze attendibili sull'avvistamento di strane luci. Oggi, dopo qualche anno, regnano l'incredulità e l'ironia. Lei mai visto l'UFO? No. Ma ci crede? Ma io no, che non ci credo, che creda a quelle cose lì. Ma cosa hanno visto? Ma occine l'hanno visto, come me. Eppure il maresciallo Antonio Nucchi, allora comandante della stazione carabinieri di Torriglia, stese un rapporto sulla faccenda inoltrandolo alla magistratura. Il giudice russo della pretura di Genova archiviò il tutto per mancanza di estremi di reato. Ma tu sei sposato? Divorziato ormai, dopo tanti anni. Appunto, perché volevo arrivare lì, come no, è stata la vita? I primi giorni, vabbè, abbiamo due bambini piccoli e quindi è stato un po' un colpo. E poi pian piano l'unica cosa che ho insegnata loro è di stare lontano dai giornalisti, non parlare con loro, perché poi comunque è un assalto, è una novità, quindi... Quando veniva una telefonata, quando mi sono un giornalista, no, guardi, cerchi mio papà perché noi non sappiamo niente. Ho sempre difeso la famiglia da lasciarla fuori, assolutamente. Ho chiamato il professore, gliel'ho detto, fai normale, non ti preoccupare. Sono tante. Ma il 16 c'è l'altra visita? Sì, l'ultima. L'ultima. Ti ho messo il documento qua dentro, c'hai tutto qua. C'hai anche i tuoi soldini. Oh, ricco, stasera si mangia. Sono i 3 mesi di internet e i 20 del telefono. Come stasera si mangia? I soldini. È proprio scemo. Vedi che non è colpa sua, ragazzi. Non so se è un bene o un male per me. Io sono l'evoluzione. Cosa sei? Tu sei uno stronzo, tu sei l'evoluzione. Non sudare, Affanculo. Ciao. Ciao. È stata ritrovata la Vespa di tuo papà dopo una sparizione e lui a 2 chilometri. Dopo tutti questi anni vedi questi luoghi, che effetto ti fanno? Un effetto un po' particolare, perché pensare che la Vespa di mio padre è partita da Corso Europa e con lo stesso pieno in così poco tempo, leggerla un conto e venire in questi posti dove è successo realmente, ti tocca un po'. È sempre stato un po' un tabù. Mio padre ci ha sempre lasciato fuori da tutto e non ho mai capito la motivazione. All'inizio magari pensavo che fosse un po' cattivo, perché insomma siamo tutta una famiglia, è giusto che tutti sappiamo cosa è successo. Poi crescendo ho capito che lui voleva proteggerci da quelli che potevano essere le prese in giro,
da quello che potevano essere le molestie anche dalla parte della gente, perché poi ancora ora mi prendono in giro, mi chiamano UFO, mi chiamano Gigrobò anche a lavorare, però io neanche me ne faccio un problema particolare. C'è stato un periodo che era, non dico posseduto, cioè sentiva delle voci continue in una lingua che lui non capiva. E la cosa buffa è che, cioè, magari lì per lì faceva ridere, si bloccava proprio, occhi fissi, e azzittiva tutti e cercava di comprendere cosa stava succedendo, ma lo vedevo che lo faceva spesso. Poi era successa un'altra occasione che mi ha raccontato mia mamma, che mia mamma e mio papà stavano scherzando, ridendo in camera loro, stavano giocando a carte, se non sbaglio, mamma ha detto. A un certo punto, tra l'altro mia mamma diceva, era una delle pochissime volte che aveva visto mio papà sorridere, spensierato, tutto il resto. E a un certo punto mio padre si è bloccato e ha detto, ora vai a dormire. Ha spento la luce e lui era seduto. E lei ci fa, ma perché? Ha detto, vai a dormire. E non mi ricordo se l'ha chiamato, lui si è girato e ha visto proprio come se avesse negli occhi una luce, un fuoco, qualcosa del genere. E mia mamma si è spaventata, si è messa le coperte addosso e in un lampo si è addormentata, come se fosse anestetizzata. Mi sono sempre chiesto chi sono, perché lui, perché noi. E scusa. Ne abbiamo passate troppe. Il trucco, per favore, grazie. Ne abbiamo passate troppe. Grazie. Che mi ha colpito molto di mia figlia e che lei non mi crede. Quando me l'ha detto... Ancora? Non ti crede? No, lei mi ha detto proprio in faccia, papà, per conto mio ti sei inventato tutto, mamma mia, mi è cascato il mondo addosso. Posso capire che te lo racconta una persona, ma non da te, gli ho detto. No. Però è libera di pensare quello che vuole, non importa. No. Anche i suoi amici l'hanno richiamata, ha detto, ma sei scemo tuo papà? Una persona si rovina la vita per 41 anni? Ma non ti vergogni proprio? No, poi non è solo la sua vita che si è rovinata, si è rovinata anche la vita di tua moglie, certo. I figli, cioè, si è rovinata un bel po' di vite. D'altronde, ognuno ha la sua vita. Eccolo qua. Oh, pensionato! Oh, ma lì mi aspetta che ti rispondo. Ho capito, pensavo che dormissi, no? Ma no, dimmi, dai. Sta per sentire, Gig. Ciao, Mauro. Dov'è che avevi incontrato? Pesci, dov'era? È sotto l'Iglia. Cioè, era... Sai che c'è la strada tagliata da una montagna, quel piazzale lì, che c'è scritto anche quei cartelli... Per il turista e cose varie. Ok, vabbè. Ecco, perché stiamo andando su, papà. Hai capito? Non ci ricordavamo dove era, solo per quello. Va bene. Sì, era lì, sì. Okay. Lungo la strada. Va bene, va perfetto. Bene. Ciao, grazie. Puoi andare a dormire. Una fettina di culo, no, eh. Ciao, vai a dormire, vai. Non cambierà mai.
A volte ci penso, però, quando passava di qua mio papà, da piccolino ci pensavo a queste cose qua. Ci vuole del coraggio. Anche perché, vabbè, sì, non c'è so una... Non so se è coraggio o incoscienza. Bravo, incoscienza anche. Ma dall'altra parte bisogna... Però quando ti infili in posti dove potresti trovare qualcuno che ti fa del male... Vero, ma cioè... Ma di notte, se ti si ferma la macchina... E chi ti prende? E se ti senti male? Quando ti trovano? È cresciuta la vegetazione. Da 40 anni a sta parte. Noi eravamo qua con la torcia, con le torce, perché è buio totale. Non c'era nemmeno la luna. Questo c'è. Ci sei? Eccomi. Guarda un po', Fabio. Guarda un po' il panorama qua. Guarda un po' il burrone qua. Tuo padre l'abbiamo trovato attaccato lì. Lì? Sì. E non si voleva staccare. Quando l'abbiamo trovato, 4-5 persone non riuscivano a tenerlo. Aveva come se fosse bruciato nella fronte, rosso, dal collo in giù gelato. E non ci riconosceva. Eravamo una ventina di persone, tra cui anche i carabinieri. Avevamo messo qui posteggiate le vetture. Quando l'abbiamo recuperato e siamo andati verso le vetture per metterle in moto, non ne partiva una. Si erano fermati gli orologi e le radio non funzionavano. Questo per 2 minuti. Pensa un po'. Quando Piero è stato messo su una vettura, è rifunzionato tutto. Erano già successi episodi, lo tenevamo monitorato con i mezzi dell'epoca. Io avevo fatto una registrazione con un dell'epoca, un registratore a cassette, sì, collegato alla radio della vettura, che sentivi tuo padre parlare in una lingua incomprensibile e sentivi una voce incomprensibile con una lingua femminile. Ho registrato questa cassetta qua, che l'ho consegnata ai responsabili e non so più niente. Avevamo messo delle specie di fascette alla sua macchina che usava, che se veniva sollevata queste si strappavano. Una sera è successo che abbiamo trovato tutte e quattro le fascette staccate. Quando lui ha detto mi sento sollevare, non so dove sto andando. E poi non ci rispondeva più. E qua a fianco, quando abbiamo trovato la macchina, dentro la macchina c'era 40 gradi di temperatura. Lui era sotto la pioggia, asciutto, come se avesse un ombrello invisibile. La prima volta che è successo a Villa Casa Nostra, ha urinato. Praticamente sembrava petrolio. Anche quello è stato preso, quello che si è potuto prendere, recuperare. Credo che lo abbiano anche fatto analizzare, ma non si sa ancora oggi che fine abbia fatto, il risultato, dove sia finito. Ero il primo che lo sfotteva dopo l'episodio e lui ci stava male, perché tanti colleghi lo deridevano. Classico, ha fatto il tento, gli hanno tolto il decreto, quindi non poteva neanche lavorare. Tu eri piccolo e quindi doveva provvedere anche la famiglia. E non potendo lavorare, lui, come fai? Oltre a quello successo... Io ho seguito Piero più di una volta, dove lui dice che ha una piramide. Io lo seguo, lui entra in una stanza, ti porto un esempio.
Entra in una stanza dove non ci sono finestre e porte. L'unica porta è dove tu entri. Lui entra, tu apri la porta, entri dentro, Piero non c'è più. Questi sono episodi che ho visto io e altre persone con i nostri occhi. Quando tu la guardi fissa, che si apre, ti sembra di vedere un'enorme ruota che fa schiuma, celeste, blu, bianco, come se fosse una mareggiata che gira e poi a un certo momento poi si apre. Cioè è in movimento? Sì, sì, assolutamente. Sembra che giri. E, oltre a quello, il portale cambia colori, blu, celeste, bianco, come fosse il mare quando che butta lì una cosa del genere. Santo Dio, mi sembra di vederla. È quello che di fatto ti permette di tenerti in contatto con loro. Sì, certo. Sentivo dentro me che mi dicevano: abbiamo bisogno di te per una cosa importante. E d'un tratto una strana luce ci ha alzati e ci ha fatto passare tutta la montagna, ma sarà quasi 2 chilometri buoni buoni. Poi siamo scesi in un punto dove c'è un'enorme quercia e loro si spostano e chiaramente sempre dentro sento: guarda ora perché è molto importante, registra tutto quello che vedi. Appare una piccola luce in mezzo fra la quercia e, diciamo, lo strapiombo, si può dire così. Questa luce si allarga e diventa un'enorme ruota blu, bianco, celeste che incomincia a girare. Ma cos'è? Tu lo chiamerai portale. Qua, parole loro, qua verrai per parecchio tempo. Allora guarda bene e adesso seguici. Io chiaramente quando ho visto la prima... Ma cosa mi seguo? Dice il burrone: non aver paura, vieni. Sono fatto coraggio, sai, con i piedi comunque strosciavo per sapere, sai, burlo giù, siamo a posto. Invece sono entrato e mi sono trovato a questo corridoio, 4 metri per 4 metri di altezza. Vieni, entra, non ti preoccupare. Quando ho passato il portale ho avuto una sensazione di freddo, come si può dire, di stranità, una cosa diversa da quello che ho vissuto. Dopo una ventina di metri appare una sala enorme e vedo una pietra enorme con sopra una scatola 60x60 di metallo. Mi dice: avvicinati. Mi sono avvicinato: metti la tua mano qua sopra. Io ho detto: prego, per la prima volta con certe cose, no? Poi mi sono fatto coraggio, l'ho messo sopra. Appena ho messo la mano sopra, è come se mi avesse registrato la mia mano praticamente. Tolto la mano, in quel momento si apre il coperchio, si aprono i fianchi, si apre la parte davanti. Dentro c'era una sfera di vetro, dentro la sfera di vetro c'è un liquido blu e sempre dentro nella sfera di vetro una piramide tutta d'oro, a 3 facce, che in quel momento che io l'ho aperta, la piramide incominciava ad andare in tutti i sensi e buttare scariche elettriche. In quel momento lì il liquido diventava sempre più chiaro, sempre più chiaro, sempre più chiaro, finché, diciamo, la piramide si è assestata. Poi loro mi hanno detto: poserai la testa qua sopra e tutto quello che tu hai vissuto in 15 giorni verrà scaricato dentro. Mi dicono: questa piramide che tu adesso hai da parte nostra, dovrai prima cercare un professore. Questo si chiama professor Allen Hynek. Che cavolo mai sentito? Cercalo e digli di venire, lo porti qua e lo fai entrare insieme a te nel portale, lui può entrare, prende la scatola, poi lui saprà tramite noi quello che dovrà fare. L'indomani mattina vado dai miei colleghi: ragazzi, ma voi conoscete un personaggio che si chiama
Heineck, e uno di questi amici mi fa, Heineck, ma non è quello del Blue Book, qualcosa, non so cosa sia, ma vabbè. Praticamente questo scienziato che lavora con l'FBI per ritrovamenti di dischi volanti, di cose particolari, cose varie, lui è un loro, diciamo, è un accordo che hanno fatto con la NASA, con gli Stati Uniti, insomma, cose segrete, tipo servizi segreti, insomma, una cosa del genere. Credo nel fenomeno UFO. Quando uno scienziato dice di credere in qualcosa, intende affermare che è in possesso di prove sull'esistenza di un determinato fenomeno. Le sole prove in nostro possesso riguardano l'esistenza dei rapporti sugli UFO. Si sia completamente scettici o si sia al contrario del tutto convinti, ci sono tre fatti certi che non possono essere negati. Il primo è che i rapporti sugli UFO esistono, il secondo è che tali rapporti riguardano ogni parte del mondo, quelli in nostro possesso riguardano oltre 100 paesi, il terzo e il più importante è che molti di loro si basano su osservazioni fatte da persone altamente responsabili. Gli telefono, gli scrivo, ho detto guarda che io rischio, lei viene con me, devo consegnare una cosa a lei, punto e basta. Invece che questo imbecille ha scritto ti mando qualcun altro, io non la devo dare un'altra, una cosa, mi ha detto di darla a te, che senso ha? Sono 41 anni, sta bene in scatola, dovranno ben farne qualcosa, no? E io non la voglio più sulle spalle. Se tu hai provato a sollevarla questa scatola? No, non ci penso nemmeno. Ho provato a portarla via, non a sollevarla. Una notte ero tanto arrabbiato, ma tanto arrabbiato, che ho detto adesso basta, la faccio vedere. L'ho presa, appena ho fatto il gesto di... mi ha scaraventato una forte corrente in fondo al corridoio. Sono partito da Genova, che non ero io sicuramente, ero inseguito da carabinieri, polizia, Valbisagno, pompieri, la finanza, macchina della finanza, e loro si sono nascosti sotto questo enorme di buio alle 2 di notte, figurati, e hanno visto che io mi sono messo in una posizione, a un certo momento è arrivato questo oggetto luminoso dal cielo, stavano riprendendo. Una luce mi ha preso in pieno, hanno visto scendere due di questi esseri che mi hanno preso, mi hanno portato su, la luce è ritornata su di nuovo, nessuno si è mosso, hanno aspettato finché, perché non si muoveva l'oggetto fermo in cielo, poi tutto un tratto, dopo un'oretta e mezza mi hanno rimportato a terra, io sono salito sulla mia macchina e sono tornato verso il centro. L'indomani la questura di Genova mi ha mandato una macchina a prendermi, il questore ha letto, Piero, guarda questo filmato, all'epoca c'era Super 8, quindi fino ancora e mi fa vedere questa ripresa, io dico, beh, non vedi chi è quello lì? Sì che certo che lo vedevo carino, non è che... però ho fatto l'ignoro, non so neanche chi è, beh comunque tanto per la cronaca che tu sai, non è mai successo niente, guarda io non so neanche di cosa parla. Almeno li riconosci quegli esseri che hanno portato giù. Non so cos'è, uno scherzo, un gioco. Sempre l'ignori lo dovevi fare per forza. Beh, quello ovvio. Ma era una delle prime volte che lo scherzo. Se non era, non vorrei dire una stupidata, era il febbraio-marzo del 79 sicuramente. E comunque le riprese, tutto quanto, è finito tutto, sparito tutto. Non si è mai saputo più niente, i giornali non l'hanno saputo, c'erano personaggi di alto livello e tutti questi personaggi, tu non ce n'è uno che ha detto non è vero, questa luce luminosa che girava nel cimitero e poi sparita direttamente su da... e questo è stato filmato. Però è scomparso tutto, qualcosa è successo, veramente. Anche qui in Italia... puoi essere un grande, quello che, ma se ti dicono al silenzio, devi stare al silenzio. Ma perché?
è palese. C'erano testimoni. Ma non ha importanza, i testimoni o li fanno sparire o li fanno star zitti, non vai lontano. Ci sarà stato un motivo, chiaramente. Se sono arrivati al mio livello di dimmi di dare una regolata, può succedere qualcosa alla tua famiglia, sai, comincio a preoccuparmi. Vabbè, e allora? Comunque, dai. Piero Sanfretta è morto perché non si faceva i cazzi suoi. L'amico Pier Fortunato, fortunato solo di nome e non di fatto, Zanfretta, l'ho conosciuto tramite un comune amico del CUN, Centro Ufologico Nazionale, che allora, a quei tempi, era responsabile della sezione di Genova. Si chiamava, purtroppo non c'è più, Roberto Balbi. E all'inizio di questa vicenda, che tra l'altro i giornali trattarono, cominciò a telefonarmi, visto il mio interesse alla situazione, e regolarmente ogni sera mi chiamava a ora di cena e mi spiegava cos'era successo durante quella giornata o durante quella settimana. E tutto quello che è avvenuto è andato al Ministero della Difesa a Roma per telex, perché allora c'era il telex, non c'era neanche forse il fax. E naturalmente la CIA andava subito a prelevare e lo portava in America, perché noi siamo una colonia, detto così banalmente, degli Stati Uniti. Quindi ci invidiavano il fatto che loro avevano anche loro in America i loro rapiti, i loro addotti, abduction. Però 7 rapimenti della stessa persona documentati da delle forze dell'ordine in America non sono mai capitati. Cosa sono venuti a fare per Zanfretta? Zanfretta, secondo me, lo adoperano come transponder. Quando va su, o meglio, va nell'altra dimensione, lui dice che deve aprire questa scatola e sente fluire dalla sua mente tutti i ricordi della sua vita normale, col figlio, al lavoro, quando è andato al ristorante, quando è andato al cinema, di queste 2 settimane. Quindi loro, secondo me, vogliono dei dati. Perché? Altra ipotesi. La loro ipertecnologia ha distrutto il pianeta. Stanno vagando in cerca di un altro pianeta. Stanno cercando un pianeta più o meno simile o comunque che li possa ospitare, perché altrimenti non potranno girare per l'eternità. Hanno trovato la Terra. Allora adoperano un biglietto da visita della Terra che sarebbe Pier Fortunato. Questi esseri sono privi di coscienza. Per coscienza non intendo consapevolezza, cioè distinzione tra bene e male. Per loro il bene e male non esiste. Sono acritici, sono asettici, tutto alfa privativo. E sono anche alfa emozionali, cioè non sono più in grado di provare e quindi di adattarsi, di agire di conseguenza, delle emozioni, delle emotività. Ed è per quello che una branca degli ufologi dicono che vengono qui per riacquistare facoltà di percezione delle emozioni, delle emotività, del sentimento che loro avevano come avevamo noi, solo che noi stiamo pian piano perdendolo, loro l'hanno già perso da millenni. Dopo il 6° o 7° incontro, anzi quasi l'8°, un giorno ero di servizio al Banco San Paolo di Via Fieschi, mentre scaricavo i valori, a un certo momento mi appare un qualcosa di strano un po' più su dalla strada. Poi io ho finito il mio turno, il blindato è andato via e io me ne sono sceso giù a piedi. Mentre c'è Via Fieschi, a un certo momento giro di dietro e vedo questo essere, questo omino, vestito con una giacca a quadretti, pantaloni a quadretti, con le scarpe,
con tanto di mani però coi guanti bianchi e una faccia a testa d'uovo. Solo l'uovo, un uovo. Così? Sì, sì, assolutamente. Non avviso. Ai, chiaro anche la testa, chiara. Chiaro, tutto chiaro, quasi trasparente. Pazzesco. Io mi sono girato di scatto e questo omino, quello che sia, si nasconde in un vicolo lì in via Fiesca. Quindi vado a vedere, il vicolo è lungo che sbuca poi dall'altra parte, non c'era più. Questa storia è andata avanti per parecchi giorni. Sai quante volte gli dicevo, oh, porca, fatti vedere, che dimmi chi sei. Appena facevo così, spariva, se ne andava. E la gente mi vedeva gridare. Poi io ho detto, sarà meglio che mi do una regolata perché qualcosa non quadra. Ma scusa, ma tu questo coso qui, poi l'hai visto anche in altre occasioni? Solo con le due settimane. Dunque io mi spostavo a San Piedarena, era a casa. Io al quarto piano ho aperto la finestra e l'ho visto giù di sotto, a casa mia. E quant'è vero, c'era giù uno che si chiama Federici. Dico, Federici, ma lo vedi che tu quel signore lì... E lui guarda, lo guarda, ma non mi mischiare, mi ha detto, non mi interessa questo personaggio. Ma almeno l'hai visto o no? L'ho visto, ma non mi mischiare, mi ha detto. E quando ho incontrato questi esseri qua, quelli, i Dargos, chiamali come vuoi, così mi hanno detto, loro non mai, gli ho detto, perché mi avete fatto seguire? Non mi hanno dato mai una risposta. Un giorno mi sono trovato in una specie di camera dove c'erano questi enormi di vetro rotondi. Oblò? No. Semisfere? No, di vetri, cilindri di vetro, bravo, cilindri di vetro, e ce n'erano 8, 10, 15, uno attaccato all'altro, due. Ho cominciato a guardare il primo, guardo. Un uomo preistorico, brutto come il peccato, che poggiava le mani su il vetro, coperto da questo liquido blu, e io, mentre passavo, lui mi seguiva. Vedevo anche gli occhi, mi guardavano. Sai, comunque ti viene un po' ti senti osservato. Poi ho cominciato a vedere, c'era una strana pianta, uno strano, a me sembrava un scarafaggio enorme, o un ragno, qualcosa del genere. Poi ce n'erano altre 6 o 7, ma la cosa che mi ha colpito molto, quello che mi è successo a me alla notte, la prima notte, io ero dentro in divisa, in questo liquido, e quando mi sono visto mi sono trovato veramente paura. Io ero dentro uno di questi cilindri. Non è una balla, in realtà mi sono trovato paura. Io ero di dentro. Questa è la prima parte. La seconda, vedere io o lui, che sono poi ero io, parliamo di qualche anno fa, non è che vai lontano, che mi guarda, è come se io, lui non mi conoscesse, però mi guarda, con le mani appoggiate, coperto di liquido, e ogni tanto la bollicina, però... Lo vedevo che respirava in quel liquido.
E poi mi sono fatto prendere dal terrore e ho fatto così. Quando ho raccontato questa storia qua mi hanno detto che sono fuori. Cioè, probabilmente se lo sono, però io so quello che ho visto, cavolo se l'ho visto. E non mi toglie nessuno dalla testa, che io lo so, è una parola difficile, che io non sono io, lui è lui, e c'è stato... Ma allora, non ti viene, non ti è venuto il dubbio, il pensiero, che quando ti hanno preso le prime 3-4 volte che ti avevano col sangue? Sì, sì. Non può essere un discorso di ricostruzione cellulare. Sì. Se hanno una tecnologia così avanzata. No, sì, ma in divisa, con la pistola. Scusa, la prima volta che ti hanno preso in divisa. Sì, è questo, ma però. Ma vedermi me, io, dentro nel coso, 27enne, in divisa, capelli neri. Cioè sono... Ma lì hanno ricreato quello che è una sorta di immagine, cioè quello che tu rappresentavi allora. No, no, c'era lui che mi guardava. Sì, sì, mi no, seguiva. Ma appunto loro l'hanno ricreato così. Perché capito? Poi ho messo la mano sul cilindro, mi è venuto distinto di mettere la mano sul cilindro. E caso strano, lui si è girato e ha appoggiato. Manca la mano. C'è sempre il vetro, però intanto lui ha fatto blu, 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 le bollicine che volavano. Allora a questo punto io continuo a ripetermi: chi sono io realmente? Sono Zanfretta o non lo sono? Mi sono chiesto quando decideranno che si fanno vedere o fanno qualunque cosa, vedere come reagisce il mondo in quel momento, che è una cosa prima al mondo, non vai lontano. Il Papa li ha chiamati figli dell'universo. Cioè sei stato anche al Vaticano? Come no, mi ci ha mandato. No, davvero. Parliamo degli anni 2002-2003. Un giorno il direttore dove lavoro io mi dice: Piero, dovresti andare a portare un libro particolare al Vaticano. Dico, va bene, non c'è problema. Sono partito alle 2 di notte, sono arrivato alle 7 del mattino. Quando arrivo lì al Vaticano, il cardinal, come cavolo si chiama, mi prende il plico, guarda, mi ha detto: ah, grazie, l'ha preso e l'ha buttato nella spazzatura. È scemo questo. Ma devi vedere come mi hanno trattato. Prima mi ha fatto fare una grande colazione, ma proprio quelle colazioni da poveri disgraziati, sai? Con 4 brioche, cose varie, per non parlare. Non hai idea di quello che c'era sul tavolo loro. Poi in mattinata mi hanno fatto parlare un pochettino, e poi al pomeriggio, dopo il pranzo, siamo andati nella sala attesa e mi hanno interrogato, io mi metto a raccontare quello che mi stava succedendo, e tutti questi cardinali che lo tirano, ho fatto i disegni chiaramente dell'essere nella lavagna, e questi sacerdoti che tiravano fuori i libri e facevano come se sapessero che sono loro. Vabbè, poi alla fine ho detto: guarda, io sono le 5, devo ritornare a Genova. Mi ha accompagnato alla macchina, mi ha dato una busta, c'erano dentro 3.000 euro, 2.000 me l'aveva dato il direttore per il viaggio, cosa va. E guarda, mi ha già pagato. Ah, dimenticavo, qua ci siamo visti, qua non l'ho mai incontrata. Sappi che da questo momento io non ti conosco. Thank you.
Abbiamo testimonianze in quelli che chiamiamo gli antichi, di eventi straordinari, qualcosa che possa riecheggiare avvistamenti nel cielo di quelli che noi oggi, con i termini moderni, chiamiamo oggetti volanti non identificati. Ma io direi proprio di sì, nel senso che ne parlano le culture di tutti i continenti della Terra. Ne parlano le culture orientali con grandissima evidenza dei particolari e ne parlano soprattutto con assoluta tranquillità. Qui in Occidente c'è più difficoltà a parlarne in relazione ai testi antichi, perché i testi antichi, e qui in Occidente sappiamo che soprattutto insomma, il testo antico per eccellenza è il cosiddetto testo sacro, cioè la Bibbia, l'Antico Testamento, beh, è stato utilizzato e interpretato in chiave spiritualista, in chiave religiosa, e quindi qui da noi è più difficile parlarne, ma la Bibbia è ricchissima di testimonianze, diciamo, di oggetti volanti. Per quanto riguarda il Medio Oriente, oltre alla Bibbia naturalmente, per esempio abbiamo anche lo storico giudeo-romano Giuseppe Flavio, che ci parla tranquillamente di oggetti volanti. Non molti giorni dopo la festa, il 21 del mese di Artemisio, apparve una visione miracolosa, e qui fa una notazione interessante, cui si stenterebbe a prestar fede. In realtà io credo che ciò che sto per raccontare potrebbe apparire una favola se non avesse da una parte il sostegno dei testimoni oculari e dall'altra anche la conferma delle sventure che seguirono. Prima che il sole tramontasse, si videro in cielo su tutta la regione carri da guerra e schiere di armati che sbucavano dalle nuvole e circondavano le città. In realtà questa cosa è ripresa da Tacito, quindi voglio dire uno storico universalmente riconosciuto, che scrive: «Si videro nel cielo scontrarsi eserciti, rosseggiare spade e il tempio risplendere di subitanei bagliori. Le porte del santuario si spalancarono d'un tratto e una voce sovrumana esclamò che gli dèi fuggivano». E nello stesso tempo un gran frastuono come di gente che fugge. Prima ancora, Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, scrive: «Nel terzo consolato di Mario, quelli di Amelia e Todi scorsero armi nel cielo scontrarsi tra loro». Per quanto riguarda l'India, allora ci sono moltissimi testi che parlano di questi oggetti volanti, si va dal Mahabharata al Ramayana, ai Purana, dove appunto si parla di queste, anche lì, di queste guerre tra gli dèi, guerre che avvengono non a caso nel cielo, con diversissimi tipi di armi, diversissimi tipi di oggetti volanti, diciamo tra i più famosi ci sono i Vimana. Qui, in questo testo qui, ho lavorato con tre ingegneri aerospaziali che lavorano per il più importante istituto italiano che lavora per la NASA e, leggendo il libro di Ezechiele, hanno fatto le ipotesi sulla retroingegneria con tutte le loro conoscenze. E Enrico Baccarini, per esempio, in questo libro la caduta degli dèi, descrive chiaramente tutte queste cose, sono anzi alcune centinaia di pagine dedicate appunto alla tecnologia che è presente in quei testi, e anche lì fa delle ipotesi sulle zone di provenienza, quindi diciamo così, un po' come se ci fossero dei portali particolarmente identificati in certe zone del cielo, dei portali dai quali questi preferenzialmente provenivano.
Questo è il punto esatto dove si apre questo portale. Da quasi 3 anni ero lì che lavoravo, qua al Don Orione. A un certo momento sento il bisogno di andare lassù, invece di istinto vengo giù a piedi. Dove sto andando? Sono sceso giù a piedi, ma sono arrivato qua e poi si è aperto. E dall'interno io vedo, da fuori, vedo questo corridoio che io entro dentro, faccio questo lavoro qua, mi giro, perché mi dicono di girarmi, e si chiude, non c'è più niente. Negli ultimi tempi, io parlo di questi 6 o 7 mesi, io ogni volta venivo qua perché sentivo chiamare, si formava di nuovo sempre il portale e non riuscivo più a entrare. Però li vedevo loro nel corridoio e gli picchiavo una specie di... non c'era una specie di vetro, qualcosa. Sei bloccato fuori. Piero, ma questa eterna attesa? Questa eterna attesa, stai dicendo una cosa bella. Io non ne posso più, voglio arrivare alla fine. Che loro decidano quello che vogliono, ma che si facciano vedere. Io voglio soltanto che la gente dica: Piero Zanfretta aveva ragione, li abbiamo visti tutti. E io poi sono libero, il primo che mi parla di marziani lo uccido, perché non ne voglio più sentire parlare di loro. Basta! Però io credo che il giorno che si faranno vedere, per me non diventa ancora più brutto di prima. Perché quando interviene lo Stato o il mondo su queste cose, vuol dire che io credo di aver finito di vivere, non mi lasciano più in pace. Ti hanno trattato proprio di... Oh, ma io non ho passato di cose di crude. Ti hanno trattato malissimo. Ma d'altronde... Ti hanno sempre detto che è un impostore. Ubriacone, visionario, più che ce n'è, più ne metta. Non ha mai pensato di dire, ma magari c'è la verità, è quello che sta passando, è un dramma. Capisco queste situazioni perché nel mio mestiere mi credo vedere in tutti i colori. Non è bello. Penso. Non è bello. Abbiamo una mentalità molto sospettosa che forse bisogna cominciare a dire: aspetta un attimo, prima di avanzare sospetti, ok, provo. Bisogna essere sicuri di quello che dici, quello che fai. Esatto, cioè provo a dargli credito alla persona. Poi si fa le ricerche. Esatto. È dura credere che una persona possa avere avuto un'esperienza. La gente è come San Tommaso, no? Se non vede non è contenta, è logico. Ma oggi io, dopo 41 anni, sto combattendo ancora e non cedo finché non mi sarà concesso a questi signori qua, a essere chiamati, che si facciano vedere. Io non ho mai avuto nessun interesse a raccontare una balla, non ha senso. E non mi sarei mai rischiato la famiglia e tutto quello che è venuto dietro, ogni quello che è successo. Però è successo e non mi piace tornare indietro, io non torno indietro, voglio andare fino in fondo.